Le condizioni meteo in Abruzzo rispetto ai giorni passati sono leggermente migliorate. I nostri corsi d'acqua sono rientrati tutti nei normali regimi. Ovviamente rimangono sorvegliati speciali in virtù del peggioramento di questi 2 giorni del weekend. Non ci sono particolari criticità, anche se per 2 zone dell'Abruzzo rimane un'allerta ordinario. Se le condizioni meteo in Abruzzo sono leggermente migliorate, sebbene le zone dei bacini idrici siano sorvegliate speciali, in Emilia-Romagna la situazione è ancora critica. Così la Protezione Civile Regionale Abruzzese è partita questa mattina con una lunga colonna mobile alla volta dell'Emilia. Noi abbiamo invece risposto alla richiesta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per quanto riguarda l'intervento in Emilia-Romagna. La colonna mobile dell'Abruzzo si è mossa questa mattina per Cesena, dove arriverà nelle prossime ore, e lì faremo ovviamente un lavoro a fianco ai cittadini di rimozione delle masserizie, delle macerie, del fango per poterli accompagnare alle normali condizioni di vita nel più breve tempo possibile. È un'attività che durerà qualche giorno, molto complessa come potete immaginare, anche perché in Emilia-Romagna ancora permangono condizioni critiche meteo. Sono 49 gli uomini della protezione partiti per le zone alluvionate. Con essi svariati mezzi per ripulire il fango e svuotare le case dall'acqua, tra cui 9 pick-up, 2 camion, una cisterna con 31.000 litri d'acqua, un'autobotte, 8 idrovore, una terna, 2 motocarriole, un carro attrezzi, 3 bobcat, 3 generatori di corrente, un mezzo anfibio, 4 furgoni, 2 veicoli ed attrezzatura manuale varia.